commissione. Sui temi assunzioni, quindi il congelamento sulle assunzioni e la situazione Gran Sasso Teramana in via di risalita Prato Selva e Prati di Tivoli. Abbiamo verificato che la maggioranza non si è presentata perché, come dal regolamento, non avevamo i numeri per aprire diciamo, la commissione. Quindi abbiamo ritenuto noi, il gruppo di minoranza, di fare una conferenza stampa per dire quello che è successo oggi, dove ecco il presidente, perché convocazione poi è stata fatta anche al presidente, agli uffici che erano presenti, quindi l'avvocato Zecchino e la segretaria generale, però il resto dei componenti della commissione è assente. Quindi abbiamo ritenuto di fare una conferenza stampa per dire che noi, come minoranza, prima maggioranza, non fuggiamo ai problemi della Gran Sasso Teramana, quindi ne volevamo discutere per le vicissitudini che ci sono state ultime anche su questa problematica. Poi, se vuole intervenire qualcuno, Ennio, Sì, sulla perché. Gran Sasso Teramana in particolare, diciamo che il motivo per cui questi gruppi hanno chiesto tramite il Presidente Corone, e adesso chiederemo anche una modifica del regolamento che disciplina, perché non può essere una commissione di garanzia e di controllo, poi non può non avere il numero legale perché non si presentano quelli della maggioranza. Se non si presentano mai, quella commissione non può essere mai svolta. Quindi chiederemo una modifica dei quorum necessari, perché altrimenti è inutile che esista una commissione che non potrebbe mai Siete chiusi. Essere esercitata. Sulla Gran Sasso Teramana perché abbiamo saputo notizie di incontri che il presidente della provincia ha fatto con gli altri soci, pare che siano delle richieste di convocazione di assemblea, sono operazioni anomale anche dal punto di vista giuridico, perché c'è un liquidatore le assemblee le convoca il liquidatore su richiesta anche dei soci, qualora poi non adempiesse. Ovviamente l'assemblea può essere richiesta e deve essere fatta anche dalla parte dei soci, e per ristabilire anche un po' di verità su questa storia, perché questa della Gran Sasso ha una sua nascita, un suo, diciamo, una sua svolgimento naturale, e oggi ha una sua situazione. Noi volevamo dire, diciamo, che la Gran Sasso Teramana sta in liquidazione perché aveva accumulato già 1.300.000 euro di debiti precedentemente alla messa in liquidazione. Questi debiti evidentemente sono stati accumulati da chi oggi dice che si chiede come mai già ci sono questi debiti, perché il liquidatore è arrivato nel 2018 di Natale, il presidente è arrivato nel 2019 di Bonaventura, nel febbraio del 2019, la società è in liquidazione dal 2016. E questi erano i dati, 1.350.000 euro di debiti al 2016, e oggi sono circa 1.600.000-1.700.000 euro, perché anche per tutte le cause che sono state fatte in questi anni, in cui la Gran Sasso Teramana si è dovuta difendere, cause promosse spesso anche dai soci stessi della Gran Sasso Teramana su questi temi, e anche fare delle proposte per vedere come uscire da questa situazione in attesa che si concludano gli iter giudiziari, di cui ad aprile ci dovrebbe essere, ieri è stata riconsegnata anche la seggio Cabinovia, quindi adesso la Gran Sasso Teramana quindi ha in mano tutti i beni, l'asset che costituisce i beni della società. Adesso c'è un ultimo step giudiziario del sequestro conservativo chiesto da un imprenditore. E poi noi abbiamo comunque due acquirenti che hanno fatto richieste di acquisto, e quindi si dovrebbe andare avanti sulla richiesta di questi due, e in attesa affidare una gestione magari temporanea a uno dei due, in attesa poi che si completi l'atto di vendita. Oppure si possono fare altri tipi di proposte che volevamo discutere, quella per esempio di creare un comprensorio unico fra i Monti Piselli e i monti qui nella nostra comprensorio dei Prati di Tivo, magari con un progetto regionale, con un finanziamento del PNRR, e costituire un comprensorio unico sciistico della provincia di Teramo. Ovviamente questo è una soluzione di più lunga gittata. Ecco, tutto il resto ci sembra che ci sia un atteggiamento da parte del Presidente, di chi lo consiglia, non sappiamo, io non so chi, di atti che sono piuttosto temerari e che diciamo, tendono a gettare discredito sulle figure sia del tecnico che ha lavorato, Gabriele Di Natale, i cui atti sono stati tutti salvaguardati dalla magistratura, sono stati sottoposti molti atti a ricorsi e sono stati tutti vinti, e sia anche dal punto di vista della giunta di Bonaventura, di cui io per una parte ho fatto il delegato nell'ultimo periodo, che quindi
Questo era il motivo per cui volevamo chiarire. Non c'è stato il confronto perché non si sono presentati su questo tema e quindi noi adesso faremo delle iniziative ulteriori per portare in consiglio provinciale questo argomento. Poi su altri argomenti ce n'era un altro, torneranno altre persone. Grazie. Sì, poi sì. Abbiamo quello della sospensione dei concorsi, che poi il consigliere cardinale si è interessato maggiormente, quindi... Bene, buongiorno a tutti. Due questioni, una di metodo e una di merito. Per quanto riguarda il metodo, siamo dispiaciuti oggi di questa assenza della minoranza, che è l'assenza della maggioranza, che oggi ha fatto sì che questa riunione non potesse essere avviata. Ci dispiaciamo di questo, siamo seriamente preoccupati, quindi è sicuramente una mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni in primis, o altrimenti dobbiamo pensare che questa nuova maggioranza non abbia voglia di confrontarsi con noi o possa sfuggire a quelli che sono i quesiti che noi oggi volevamo confrontarci per avere anche delle indicazioni e delle risposte, perché effettivamente siamo preoccupati su alcuni due temi che erano quelli che noi avevamo messo all'oggetto di questa convocazione. Uno era quello della Gran Sasso della Mana, che è stato, come è stato ampiamente discusso, relazionato da consigliere Pavone, che si è occupato nella sua passata, diciamo, con l'incarico, con la delega che lui ha avuto, si è occupato con una certa costanza, con un certo impegno sulla questione del Gran Sasso della Mana, e devo dire con anche grande competenza, perché lui ha un po' la memoria storica, avendo avuto anche un ruolo prima anche all'interno della società, quindi chi meglio di lui può garantire una ricostruzione esatta e puntuale di quello che è accaduto. Quindi ci dispiace che oggi non ci sono gli altri soggetti con cui dovevamo confrontarci anche per avere delle risposte. L'altra questione che siamo seriamente preoccupati è quella dei concorsi. Abbiamo registrato un'interruzione, come dire, un blocco di queste assunzioni annunciate dal Presidente, e sinceramente siamo preoccupati perché il Consiglio Provinciale aveva sollevato questa nostra preoccupazione, perché nel momento stesso che comunque si annuncia, il Presidente parla comunque di una macchina da accelerare, da avviare dei lavori, perché comunque c'è bisogno di personale, soprattutto nell'ambito tecnico, amministrativo, che possa veramente mettere in condizione queste macchine di camminare, perché a fronte di una grande programmazione che noi abbiamo lasciato qui in provincia, sia per quanto riguarda la viabilità che per quanto riguarda anche le scuole, c'è bisogno che questa struttura si doti di quel personale che noi avevamo effettivamente avviato i concorsi, perché c'era questa carenza. Quindi vediamo questa grande contraddizione, che da una parte il Presidente dice che vuole accelerare, vuole far partire una macchina, che c'è bisogno di personale, e da una parte lui ha bloccato queste assunzioni. Io penso che il blocco di queste assunzioni sia pericoloso, perché da una parte va a paralizzare tutto quello che è l'attività amministrativa, e io comincio già ad avere qualche seria preoccupazione, perché in due mesi che noi abbiamo, diciamo, abbandonato le nostre deleghe che noi portiamo avanti insieme ai miei consiglieri che sono qui presenti, Gennarino Di Lorenzo, Pavone, Corona, tutte deleghe che abbiamo lavorato quotidianamente comunque per poter arrivare a quei risultati, sicuramente c'è stato un grande lavoro assiduo di squadra e anche singolo per le varie competenze e per le varie deleghe. Oggi purtroppo questo ci blocca, perché riteniamo che bloccare, diciamo, questa assunzione significa per noi paralizzare l'attività amministrativa dell'ente, mettendo non solo a rischio, diciamo, i lavori, ma mettendo a rischio la programmazione, perché come voi ben sapete noi abbiamo portato avanti tutta una serie di programmazioni con i vari enti sovraprovinciali, quindi con Regione, con Ministero, e quella programmazione attiene a delle scadenze ben specifiche. Quindi bloccare la macchina o rallentare la macchina significa esporsi a quello che potrebbe essere anche una revoca di questi finanziamenti che noi con tanti sacrifici siamo riusciti a portare qui alla provincia di Teramo. Per cui ecco, registriamo oggi, diciamo, questa assenza e, come dire, un presidente, una maggioranza che parte male, perché partire in questo modo non, come dire, non è per noi un buongiorno
non è per noi un buon modo per iniziare la propria attività amministrativa. In consiglio provinciale noi abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare perché comunque il nostro lavoro non vogliamo che venga disperso e collaboriamo a pieno titolo per quello che può essere un interesse per portare avanti tutta la programmazione che abbiamo avviato. Naturalmente però registriamo che diciamo, questo atteggiamento non ci mette nelle condizioni di poter collaborare ed essere propositivi nell'interesse della nostra provincia. Aggiungo che quella situazione che si è creata oggi è come fuggire a dei problemi e non affrontarli. Poi il Presidente parla di condivisione, che rispetto a noi che è la minoranza, di un coinvolgimento, noi ci siamo, ma loro poi fuggono, di fatto. Allora, salve a tutti. Oggi è stata convocata la commissione di vigilanza e controllo appunto per parlare sia della sospensione del blocco, non ho capito bene, dei concorsi e sia della Gran Sasso Teramana. Quindi era un motivo di confronto con la maggioranza per capire che intenzione avesse il Presidente e la sua maggioranza in merito al personale che dovrebbe essere inserito all'interno di questo ente. Personale che da anni, purtroppo da diversi anni, dal 2014, dalla riforma Delrio, personale che man mano è stato diciamo, l'ente ne è stato privato a causa appunto di questa riforma, quindi si è reso necessario da diversi anni, noi che abbiamo avuto la delega alla viabilità, abbiamo potuto toccare con mano le vere esigenze e le vere problematiche degli uffici, in quanto la provincia gli è stata mantenuta sempre la competenza delle strade, ma purtroppo, come dicevo prima, è stata privata di numerose risorse umane, per cui il concorso si è stato fatto tra l'altro anche con soldi pubblici, quindi è un concorso che ha dei costi, tutto il lavoro fatto dai dirigenti, dagli uffici, dalle commissioni, quindi era una decisione quasi obbligatoria per poter far andare avanti questa grande competenza che ha la provincia in merito alla viabilità e mettiamoci pure in merito alle scuole. Quindi diciamo che l'ente necessitava di questo personale, quindi oggi sarebbe stato un motivo di confronto per poter capire i tempi e le decisioni che il Presidente voleva prendere in merito.